I loro volti adesso sono distesi, sono al sicuro, ma fino a pochi giorni fa avevano paura. Kazanek ha 20 anni e l'inferno lo ha visto con i propri occhi. I trafficanti ci vendevano come se fossimo oggetti. Ci portavano in dei sotterranei, ci racconta, con le pistole. I nostri compagni sono stati uccisi. Eravamo in 300, 400 persone ammazzate. C'erano donne incinte. Immagini difficili da dimenticare. Sì, sono stata violentata. Tutte le donne sono state violentate. Mi vengono le lacrime se penso a quello che ho vissuto in Libia. Dopo l'orrore dei campi libici, Kazanek ha attraversato il mare. Sulla barca tutte le donne, dopo poco, si sono sentite male, ci racconta. Quando hanno cominciato ad arrivare le onde, eravamo terrorizzate. Quando hai capito che potevi salvarti? Quando ho visto la luce della nave della guardia costiera. Dopo il terzo giorno, lì mi è salita la speranza. John, a 22 anni, ci racconta che da quando ha lasciato l'Eritrea è passato dal Sudan, poi è arrivato in Libia, ma è stato rapito più volte. Nei centri di detenzione libici è stato torturato. Sono stato torturato, ci racconta, mentalmente e fisicamente. Ci toglievano luce, cibo, acqua, ci distruggevano la mente. Sì, ho pensato di morire. Se sono vivo, è per la volontà di Dio.